Strage di Corinaldo, il clamoroso annuncio a domenica in. Durante il programma in onda su Rai 1, Mara Venier intervista, a proposito della strage di Corinaldo, il presidente del SILB, Associazione Italiana Locali da Ballo, Maurizio Pasca. In studio anche Paolo Crepè. Strage di Corinaldo, le parole di Maurizio Pasca, presidente SILB. Nella puntata di oggi di Domenica in, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, si è dato largo spazio alla notizia della strage di Corinaldo e a ciò che è successo in quei drammatici momenti della discoteca situata nella provincia di Ancona, nella quale hanno perso la vita 5 ragazzi adolescenti e una mamma di 39 anni. Oggi Mara Venier, nel corso della trasmissione, ha intervistato Maurizio Pasca, presidente del SILB, Associazione Italiana Locali da Ballo. Chiedo scusa e perdono alle famiglie, ha affermato Pasca, il mio pensiero va ai giovani e alla madre che hanno perso la vita. Grosse sono le responsabilità, secondo Pasca, dei gestori del locale, ciò che hanno fatto, ha proseguito ancora, è un atto criminoso, e vanno quindi perseguiti e condannati. Da indiscrezioni ho saputo che le persone nel locale erano anche più di 1400, ma oltre a questo, calcoli alla mano, c'è da ragionare anche sull'attuale capienza presente sulla licenza di questo locale, che dovrebbe essere inferiore. Alla fine del collegamento poi è intervenuto Paolo Crepè che ha parlato della somministrazione di alcol ai minori e ha colto l'occasione per polemizzare con Briga. Il presidente Pasca ha ricordato di essere il primo a battersi contro la somministrazione di alcolici ai minori, tanto che 2 anni fa è stato il promotore dell'innalzamento dell'età minima per bere dai 16 ai 18 anni. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.